Bene, benvenuti. Vediamo ora un esempio di uso dei modificatori booleani in Blender 2.8. In realtà non è cambiato moltissimo rispetto a Blender 2.7, ma le cose sono diventate un po' più comode da trovare e da usare. Quindi vediamo subito come scolpire, diciamo in un cosiddetto modo che si dice hard surface, cioè quindi come oggetti, diciamo, metallici. Robotici, insomma, qualcosa del genere, o anche mobili, insomma, arredamenti, in modo abbastanza semplice, semplicemente tagliando degli oggetti usando i tagli booleani. Allora, per arrivare a questo scopo, partiamo dal cubo di base, questo. Io qui ho soltanto abilitato l'estensione middle mouse, c'è cioè questa cosa qua che dice quali sono i tasti che sono premuti, che si trova, se volete anche voi, si trova Screencast Keys, è una estensione, ma serve più che altro per i tutorial questo qua. Allora, il cubo, la prima cosa che io ci faccio è voglio farlo diventare un pochino più diciamo realistico, quindi anziché essere con questo bordo bello spezzato, gli metto un primo modificatore, quindi aggiungi modificatore e gli mettiamo il smussa, anche bevel. Allora, aggiungendo lo smussa, vedete che mi aggiunge e me lo fa un pochino meglio, ma per averlo appena accettabile occorre mettere almeno due segmenti, ok? Avendo due segmenti, vedete che è smussato, ma non si vede bene che è smussato finché non ci farò un operatore che si chiama, questo qui, ombreggiatura levigata. Quindi cominciamo a applicare intanto il modificatore di smussa, bevel. Ok, quindi continuiamo a controllare quanti vertici abbiamo, 56, quindi abbiamo aumentato un bel po' di vertici, ma adesso abbiamo un bel cubo che se lo selezioniamo e poi facciamo ombreggiatura levigata, vedete che appare un pochino più realistico. Poi dipende, ovviamente. Ora, a questo punto, questo cubo vogliamo tagliarlo. Allora, per tagliarlo dobbiamo aggiungere un oggetto che fa il taglio. In questo caso faccio un taglio appena un po' meno che banale, quindi lo faccio con un cilindro. Quindi cosa faccio? Faccio Shift A, aggiungo un cilindro. Questo cilindro qui, vedete, posso controllare le caratteristiche. Il riempimento non lo facciamo, quindi è vuoto questo cilindro. Lo facciamo un po' low poly, forse di un po'. No, facciamo pure 32, se no viene troppo saghettato. 32. E poi raggio profondità, questa cosa qua, adesso lo vediamo, nel senso che lo controlliamo. Ok? Quindi prendiamo questo cilindro, che è questo, vedete che abbiamo quindi il cubo nel cilindro. Questo cilindro lo ruotiamo di 90 gradi attorno alla Y, in questo caso, giusto per vederlo, facciamo R Y 90 e poi facciamo S, cioè restringiamo il raggio in posizione perpendicolare alla X, il rosso X, quindi facciamo S Shift X, vedete, e poi lo allunghiamo SX. Ecco, vogliamo tagliare il nostro cubo. Ora, facendo in questo modo, noi otteniamo una cosa interessante, nel senso che potremmo tagliare questo cubo con questo, però una cosa interessante è quella di averlo, cioè questo cilindro che taglia, lo vogliamo solido, nel senso fare proprio una bella taglia circolare in modo tale che dentro compaia un cilindro che poi esce, quello che ho fatto nel video. Quindi solidifico questo cilindro e gli metto uno spessore di un certo valore, quindi ad esempio 0,1, vedete che diventa visibile, e quindi adesso voglio tagliare questo cubo con questo. Ora, questo cilindro farà il taglio, però per distinguere quali sono gli oggetti che voglio che siano che rappresentano i tagli da quelli che sono gli oggetti veri, posso visualizzarli in maniera diversa. È possibile in Blender 2.8 selezionare un oggetto
e poi dirgli quando andiamo in credo che sia questo, dirgli la il viewport display, il viewport sarebbe questo, e dirgli che lo voglio vedere non come testurizzato solido, ma lo voglio vedere come filo. Filo vuol dire che lo voglio vedere soltanto con i suoi vertici, così diventa chiaro che questo agirà come taglio. Allora, se agirà come taglio, come faccio a farlo effettivamente agire come taglio? Basta che vado sul cubo, quindi seleziono il cubo, vado nei suoi modificatori e gli aggiungo modificatore booleano e qui gli dico, guarda, devi tagliarlo con questo cilindro. Vedete che se mi muovo con questo coso, lo taglio con il cilindro. Ecco, vedete che abbiamo ottenuto il nostro taglio. Il taglio si vede, vedete che abbiamo tagliato esattamente il cubo, se non che abbiamo un piccolo problema, vedete che sono comparsi dei difetti. Questi difetti sono difetti dovuti allo shading. Allora, per risolvere questi difetti, come ho fatto vedere, come ho accennato nel video YouTube, occorre fare un'impostazione che secondo me poteva essere tranquillamente un default. Del cubo originale andiamo nei suoi vertici, nei suoi data properties e sulle normali gli diciamo leviga automaticamente e vedete che nel momento in cui diciamo leviga automaticamente abbiamo che abbiamo risolto questo problemino. Se non che abbiamo perso il beveling perché il leviga automaticamente dobbiamo impostarlo a 60. Ok? 60 cosa vuol dire? Questo qui è l'angolo oltre il quale lui non cerca di smussare. E visto che qui ci sono soltanto due segmenti, che sono evidentemente per fare 90 gradi sono 45 gradi, qui l'angolo per riuscire a vedere questo bevel correttamente deve essere maggiore di 45 gradi. Infatti, se qui gli mettiamo 40, vedete che non fa il beveling, se gli mettiamo il 50, ce lo fa già. Quindi in realtà qui bastava mettere o 45, no, bisogna mettere 46. E però vedete che con 46 non funziona ancora bene, quindi mettiamo almeno 50 oppure per non sbagliare 60. Con 60 abbiamo un beveling fatto bene. Allora, qual è il vantaggio di questo modo di operare? Il vantaggio è enorme, è che è il fatto che noi possiamo, se per caso questo oggetto fa parte di una struttura complessa e poi a un certo punto noi decidiamo di cambiare l'aspetto, no? Qui tagliato, quindi magari ci viene che lo vogliamo più spesso, tanto banalmente, possiamo semplicemente andare nel nostro cilindro che agiva da taglio e in questo cilindro è sufficiente andare nei suoi modificatori e cambiare qui lo spessore. E vedete che cambiando lo spessore del cilindro riusciamo in maniera non distruttiva, cioè nel senso che possiamo sempre ripetere l'operazione cambiando i valori. Oppure potremmo anche decidere, ad esempio, di inclinare questo taglio in modo che non sia dritto. Ad esempio, se noi qui facciamo, mentre abbiamo selezionato il nostro oggetto, vedete che abbiamo questo oggetto, il cilindro. E facciamo la rotazione attorno all'asse Y. Se lo ruotiamo un pochino così, vedete che otteniamo questo effetto, che è un effetto abbastanza interessante senza bisogno di modificare nulla. Si possono fare un sacco di altre cose. Comunque, gli oggetti tagliati sono molto comodi perché consentono di aggiungere o definire cose. Ora, un altro trucco che ho scoperto, che vi faccio vedere, beh, a parte che adesso per capire meglio cosa succede, si può anche vedere in trasparenza, e in Blender 2.8 la trasparenza è gestita molto molto meglio che in... quindi andiamo in modalità oggetto, questa, selezioniamo, vedete che abbiamo il... Cioè si vede proprio il cilindro che entra dentro. Quindi questo è. Lui si vedrà sempre in questa modalità. Se si vuole vederlo leggermente meglio, quel cilindro, ok,
dobbiamo andare nelle sue proprietà, queste, e dire di non vederlo come viewport display, non come filo, ma eventualmente come solido, come questo, oppure come limiti. L'unico problema del limite è che lo fa vedere solo come forma, che comunque può essere sufficiente per capire che se lo volete soltanto modificare. Infatti, se non fosse un cilindro, fosse un cubo, i suoi limiti sarebbero coincidenti. Nel caso del cilindro fa vedere soltanto il suo ingombro, che comunque è utile. Tra parentesi, possono fare ancora dei giochetti del tipo che si può fare un cilindro che aumenta le dimensioni da un estremo all'altro. Quindi possiamo andare sempre qua, fare tab, e selezionare Alt, questo, poi fare S per restringere, e vedete che possiamo ottenere tutta una serie di effetti. Adesso qui in questo caso sono ovviamente dei giochetti. Allora voi direte qual è il vantaggio di avere semplicemente una cosa così, basterebbe avere i due oggetti e metterlo dentro l'altro, salvo il fatto che in questo modo vedete che facciamo dei tagli opportuni. Però c'è un piccolo trucco che permette di fare in modo tale che questi tagli siano proprio intagliati, ed è una cosa che ha un ottimo effetto. Quindi per vedere questo effetto basta l'effetto qual è? È quello di creare un cubo un pochino più piccolo di questo e di applicare lo stesso anche al cubo. No, ma forse la cosa più semplice in assoluto è semplicemente raddoppiare questo cubo e restringerlo. Cioè, se noi prendiamo questo cubo, lo raddoppiamo con Shift D, quindi otteniamo un secondo cubo, tasto destro, e poi questo secondo cubo, vediamo un po' come siamo su questo secondo cubo. In realtà ci ha lasciato sul cubo originale, ma noi andiamo sul cubo nuovo. Ah sì, ha esattamente gli stessi modificatori di prima, perché abbiamo copiato tutto il cubo. Però se noi il cubo nuovo facciamo S e lo restringiamo leggermente, ecco, vedete che vedete, è esattamente la stessa cosa, ma se nei modificatori di questo secondo cubo diciamo che l'operatore bool, invece che essere differenza, è intersezione. Vedete che abbiamo ottenuto esattamente un volume che copre buona parte del nostro del foro che abbiamo fatto. Ma il risultato netto, comunque, è che noi abbiamo intagliato il nostro. Vedete che abbiamo ottenuto questo effetto di intaglio. Il che non è male, nel senso che noi abbiamo adesso praticamente questa intagliatura. Se vogliamo che questa intagliatura sia cambiare le caratteristiche, cioè ad esempio se vogliamo farla meno profonda l'intagliatura, è sufficiente andare sul nostro cubo e poi fare S per renderlo un pochino più grande, no? Se vogliamo che sia dritta, ipotesi, basta che andiamo qua e lo facciamo, quindi lo facciamo R Y e lo giriamo come vogliamo, aspetta, vediamo un po' qua, R Y, lo giriamo, vedete che possiamo fare in modo tale che l'intagliatura si muova sul nostro oggetto e questo, come vedete, dà degli effetti interessanti, tipo possiamo intagliarlo anche lungo gli spigoli, cosa che non è proprio così immediata da fare, no? E quindi possiamo avere delle intagliature molto molto comode. E in più possiamo anche ottenere, per dire, degli effetti di filo, basta aggiungere altri di questi tagli per ottenere gli effetti che vogliamo. Allora io volevo tenerlo il video corto corto corto. E quindi mi fermo qua. Voi potete provare a tagliare il vostro cubo con altri sistemi, aggiungere se volete altri modificatori, giusto per completezza, facciamo un altro
oggetto che taglia, quindi per esempio un... Quindi in pratica per fare un cubo qua possiamo aggiungere un... facciamo Shift A e facciamo una cosa un pochino complessa, quindi aggiungiamo una sfera, GY, la facciamo uscire, la rimpiccioliamo un po' e poi la possiamo praticamente fare in modo tale che questa sfera praticamente tagli l'interno. Allora, abbiamo imparato che beh, è sufficiente prendere questo oggetto qua e aggiungerci un altro modificatore booleano e questa volta gli diciamo che l'oggetto che lo taglia è la sfera e in questo caso è differenza sul cubo, però noi possiamo prendere il secondo cubo, l'altro qui abbiamo quel problema, che per capire come sta tagliando andiamo sul nostro oggetto qua e nella visibilità gli mettiamo il limite anche qua. Ecco, così vediamo che la sfera è questa che sta tagliando lì dentro e vedete che la sfera taglia. Taglia, non so se abbia senso mettere nella sfera levigata. Sì, ok, se levighiamo anche l'oggetto che usiamo come taglio, otteniamo questo effetto e qui abbiamo quel concetto che possiamo spostare la sfera e quindi ottenere degli effetti particolari. In questo caso possiamo anche intersecare e arrivare a lavorare direttamente con il nostro cilindro. Qui, se notate, abbiamo il nostro questo è l'altro cubo interno che vedete che dobbiamo levigarlo. Ah sì, però dobbiamo levigare, abbiamo detto questo, quindi questo facciamo un'breggiatura levigata, quindi levighiamo il taglio e quindi abbiamo, vedete, degli effetti tutto sommato abbastanza sofisticati. Questo è tutto per questo video. Buonasera.